Seconda parte dello scrigno che stiamo realizzando in cima al Castello di Udine, a due passi dalla Casa della Contadinanza. Piero Favero, e quindi stacchiamo un attimo dall'argomento, ha scritto questo libro, I Veneti in Friuli, dall'antichità alla Serenissima, l'editore CR Grafica. Allora, Piero, grazie per aver accolto il nostro invito, ci hai segnalato questa opera editoriale, ti chiedo da che cosa nasce. Il libro copre quasi 3.000 anni di presenza veneta in regione, a partire dall'800 a.C. e non soltanto in tutti i siti archeologici della Carnia e del Friuli occidentale, ma anche vicino a Udine, a Pozzuolo. Il libro continua con la storia della città di Udine, dove la rivolta del Giovedì Grasso del 1511 fu la prima e all'epoca la più importante delle rivolte popolari d'Europa. Qui siamo davanti alla Casa della Contadinanza e quindi è giusto ricordare che la famiglia udinese dei Savoiardi fece una politica di sostegno delle rivendicazioni del ceto rurale e in seguito la Serenissima istituì la Contadinanza, che era una specie di sindacato. La Contadinanza era uno dei tre corpi politico-amministrativi della patria dal Friul e si componeva di 800 villaggi rappresentati dal saggio anziano del villaggio. L'intento era quello di migliorare le condizioni di vita e di lavoro nella campagna e di dare voce ai contadini all'interno del Parlamento della patria, che fra l'altro era più antico di quello inglese. Senti Piero, che cosa c'è qualcosa di inedito, qualcosa che hai scoperto durante il tuo lavoro di ricerca? Certamente la parte più intrigante è quella della caduta della Serenissima nel 700 e il ruolo svolto dal doge friulano Lodovico Manin, noto per la villa di Passariano. La città di Venezia non cade a causa di Napoleone. Manin era soprannominato dal popolino Signor Spavento per la sua rendevolezza di fronte all'esercito francese. Però Venezia è un'isola, Napoleone non aveva una flotta. In realtà quello che ho scoperto è che la città cade a causa di una congiura da parte di un piccolo numero di patrizi veneziani, i cosiddetti savi, che attraverso una serie di atti illegali e con l'aiuto della massoneria indussero il cambio di governo da repubblica aristocratica a governo democratico filofrancese. Senti, noi siamo in cima al castello e c'è una vista meravigliosa della città di Udine. Che cosa è cambiato in questi secoli? Ma rispetto a quello che abbiamo detto, sotto la Serenissima c'era uno stato di tipo federale, come per esempio Bergamo, Brescia, ma anche Vicenza, Verona. Ecco, quella è stata un'esperienza per la regione profonda e anche di miglioramento, come diciamo, di varie condizioni, nonostante che all'epoca ci siano stati vari drammi, tragedie con i turchi, con la peste, col terremoto che distrusse perfino il castello. Dove siamo? Siamo nel castello di Udine, davanti alla Contadinanza. Ecco, senti, quanto ci hai messo per mettere nero su bianco? In realtà poco, perché durante il lockdown avevo possibilità di dedicarmi alla scrittura e per visitare i luoghi non occorreva che andassi molto lontano e ho visitato in regione tutti i luoghi archeologici e anche storici che sono meravigliosi, perché Friuli è una regione stupenda, stupenda. La copertina. La copertina è opera di una artista di Lubiana. È la stessa artista che ha fatto gli altri due libri, cioè La Dea Veneta e L'Alba dei Veneti. In pratica compone una trilogia ed è un'artista molto brava. Qui si può vedere il cavallo, che era tipico dei Veneti antichi, il casone,
E questa è una divinità legata alla via dell'Ambra, che anticamente collegava appunto il Friuli con il centro Europa. Allora, io ringrazio Piero Favero per questa presentazione sintetica, intensa, hai dato un po' i dettagli, insomma, di questa tua fatica. Stai pensando a qualcos'altro da scrivere? Ma per il momento continuo la ricerca sulle origini dei Veneti, che appunto sembra arrivassero appunto dal centro Europa, la zona tra Polonia e Cechia, attraverso delle migrazioni che risalgono addirittura al 1200 a.C. Ecco, sto cercando in quel senso attualmente. Grazie Piero. Grazie a te, grazie Daniele. Allora noi adesso ci separiamo per qualche secondo.